voglio mostrarvi un pacchettino che mi è arrivato da Valentina. Il suo canale YouTube è questo. Avevo partecipato a una specie di giveaway sul suo canale. Aspettate che se riesco vi trovo il video. Eccolo qua, era questo qua dello Scopriamo le creazioni in resina 5. E praticamente ha scelto il mio commento per ricevere appunto alcune di quelle sue creazioni. E allora mi è arrivato il pacchettino, vi dico già che io l'ho già aperto, l'ho sbirciato, non ho resistito. Però adesso vi mostro anche a voi che cosa mi ha mandato. Allora, questo è il pacchetto. Ti ringrazio per aver partecipato e per il bellissimo commento che mi hai scritto. Ti mando un grosso bacio, Valentina. Io praticamente le avevo detto che mi piacevano un sacco queste creazioni che aveva fatto, che sapete che io amo fare le creazioni super colorate, però le sue che avevano quest'unico colore pastello di base mi avevano attirata tantissimo, mi erano piaciute un sacco e mi aveva ispirato a fare delle creazioni senza troppi colori di base, ma con un unico colore pastelloso. E quindi le avevo scritto questo commento qua. Allora, andiamo ad aprirlo così vi faccio vedere tutto quello che c'è dentro. Innanzitutto, questo è il suo bigliettino da visita, è troppo carino fatto così. Poi è su un cartoncino che sembrerebbe lilla, il che mi piace tantissimo. Allora, è già uscita una creazione. Dunque, guardate che carina, mi piacciono un sacco questi stickers trasparenti perché si vede attraverso la bimba, si vedono i glitter sotto e mi piacciono tantissimo. Non ho ben capito che cosa è successo perché non so se l'ha detto nel video, io non me lo ricordo perché ho una mente, veramente, ho una memoria corta. Semplicemente sembra che ci sia una piccola malformazione qua nei bordi. Io non so se riesco a farvela vedere. La vedete? Però per il resto a me piacciono tantissimo. Forse li avrei rifiniti solo un pochino di più qua. Però non c'è problema, me lo rifinisco io. Cioè, che bisogno c'era che lo facesse lei in effetti. E mi piace anche perché ha dosato benissimo la resina e ha saputo mettere al momento giusto i glitter che non sono passati avanti la creazione, ma come vedete sono rimasti nello strato dietro. Quindi questa è una. Poi questa è l'altra. Anche questa, vedete, ha questo strano effetto sulla parte colorata. Però mi piace tantissimo perché anche queste sono tutte con questo tema, con gli sticker trasparenti e mi piace veramente tanto il risultato e lo sfondo non distoglie dallo sticker scelto, motivo per cui mi è piaciuto veramente tanto l'idea di farli con un semplice colore pastello. Questa invece, come vedete, non ha quel difetto, quella cosa particolare sulla base. Mi piace tantissimo anche questa. Vorrei tanto capire cosa c'è scritto in queste cose. Non lo so. E infine c'è l'ultima che è questa qua. Mettiti a fuoco. Che carina. Anche lei ha questo effetto qua sul bordo. Però secondo me non è problema. Anzi, è carino a volte anche sentire questa sensazione sui bordi. Con questo soggetto che ha questi punti luce viola, se non vedo male. E anche qui vorrei tanto sapere cosa c'è scritto. Mi piace, è stralunata questa per gli occhi che ha. Quindi, queste sono le sue creazioni che mi ha mandato grazie a questo giveaway. Mi piacciono tantissimo, sono bellissime e mi è rimasta appunto la voglia di creare con gli stickers e un colore di base tenue. Semplice, quindi sicuramente farò delle creazioni nuove ispirate da queste. E ti ringrazio tantissimo, mi sono piaciute tantissimo. E sono felice di averti conosciuto. Mi fa piacere che ci commentiamo spesso a vicenda. E niente, mi raccomando, seguite il suo canale. Vi lascio anche il link nell'info box qua sotto. E niente, io vi saluto e vi mando un bacione. Ciao.